No, c'è il di Migliordini, c'è. Ah no, non ci va stasera. Non ricordo che altro c'è, comunque c'è il di Migliordini. Dove vai? A fare un servizio. Lo vuoi fare tu? No. Siamo in attesa del concerto dell'Orchestra Giovanile di Jazz qui a Calcare, in questo bellissimo anfiteatro. Sono proprio felice di stare qui, è la seconda volta che l'Orchestra Giovanile suona qua. L'Orchestra Giovanile di Jazz della Scuola di Musica di Testaccio. La Scuola di Musica di Testaccio, forse la conoscete, ha parecchie gruppi, ha parecchie bande, bande di strada, bande big band jazz, cori gospel, e questa è una delle formazioni, un po' è la gemma un po' della scuola, e nasce da un bando cittadino che la scuola stessa ha voluto fare. E ormai sono passati nel 2017, quindi è già da 4 anni che questi musicisti, che spero che possiate ascoltare un po', e suonano e hanno sviluppato un organico molto molto fitto che parte da Ellington, Mingus, Thelonious Monk. Questa sera saranno tutti brani originali dei ragazzi, che sono tutti musicisti fantastici al di sotto dei 35 anni, questa è la regola dell'orchestra giovanile, e del direttore dell'orchestra giovanile, che è l'ideatore insieme alla scuola e insieme arrangiatore e autore in questo caso di alcune delle musiche. Quindi questa sera il programma sarà principalmente di brani originali degli stessi musicisti e del direttore Mario Raia. Su Calcata che ci vuoi raccontare? Su Calcata, dunque, per me personalmente è un'emozione particolare, perché sono della generazione proprio degli anni 70, cui Calcata era proprio un centro di musica vivissimo, vivacissimo. Lì alla scuola, per esempio, c'è il grande Gaetano Delfini, che è cresciuto, è nato non nato a Calcata, però insomma ha vissuto a Calcata per molto tempo insieme ad Alessio. Io purtroppo non mi ricordo tutti i nomi dei musicisti che in quegli anni frequentavano Calcata e hanno reso famosa Calcata, perché Calcata non solo era una cittadina, è una cittadina in cui c'è artigianato così, ma però la musica è stata proprio il fenomeno, il pulsante proprio di Calcata, del paese, della cittadina. E quindi se ne vuoi ricordare qualcuno, insomma. Guarda, Corrado Nofri, che non c'è più, Gaetano Delfini. Poi, se non sbaglio, la Four Pagic Band era proprio tutti i musicisti di Calcata, e adesso dovrei, al momento non... A Faleria, Roberto Stanco, Cristina Manero, che sono di una generazione successiva, non sono degli anni 70, sono più giovani, però hanno contribuito anche loro ad arricchire il patrimonio di Calcata, il patrimonio musicale di Calcata. Buon ascolto e speriamo di tornare ancora a Calcata, perché poi questo anfiteatro è veramente un posto meraviglioso che non negli anni 70 non c'era però adesso quindi ha dato un contenuto maggiore alla Calcata, al pubblico di Calcata, agli abitanti. E alla cultura, insomma, in generale. E alla musica. Grazie.